Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Lorenzo Berbenni, per te il gol in questa prima uscita ufficiale del Fossano, peccato però per la sconfitta 3-1, ti chiedo che partita è stata e come l'hai vissuta? Buongiorno a tutti, siamo partiti con il piede sbagliato perché i primi 20 minuti non siamo stati lucidi, eravamo un po' timidi, poi subito il gol, c'è stata una piccola reazione, siamo riusciti a pareggiarla, poi secondo tempo, secondo me l'approccio era stato giusto, abbiamo subito preso il gol del 2-1 però abbiamo reagito anche lì bene, ci sono stati 15-20 minuti dove abbiamo spinto, peccato perché secondo me meritavamo il pareggio, poi all'ultimo abbiamo preso il gol del 3-1. Dopo entrambi i gol del Saluzzo c'è stata anche la tua reazione, prima con il gol e poi con la traversa. Ti chiedo, ti stai trovando bene in questo sì, Fossano? Peccato, perché è importante per aiutare la squadra. Comunque sì, mi sto trovando molto bene, sono molto contento di essere qui. Ti chiedo, hai una dedica particolare per questo tuo primo gol in maglia blues? Sì, per la mia famiglia. Invece adesso mancheranno 2 settimane alla prima di campionato, ti chiedo che settimane ti aspetti di lavoro e cosa serve poi per debuttare al meglio contro Gozzano. Sì, secondo me dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo perché stiamo facendo bene, l'unica cosa dobbiamo capire che rispetto all'anno scorso è un campionato diverso perché affrontiamo la Serie D che non è il campionato di eccellenza, ma come dice il mister con l'unione del gruppo perché abbiamo una rosa forte, abbiamo 20 giocatori forti, secondo me lavorando duro come stiamo facendo possiamo fare un bel campionato. Quindi anche l'obiettivo salvezza poi alla portata se si lavora di gruppo. Sì, secondo me è alla portata, l'unica cosa è lavorare duro e essere uniti. Gozzano è una squadra esperta, ti chiedo cosa serve per fermarla. Bisogna lavorare bene da qua all'inizio del campionato e avere magari più personalità, meno timidezza nei primi minuti che abbiamo avuto oggi.